Cari fratelli, care sorelle, cari amici in Cristo, un cordiale saluto a tutti voi. La grazia e la pace del Signore Gesù, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con ognuno di noi. Amen. Amen. Il nostro consueto appuntamento per la scuola del sabato e oggi sono in collegamento col carissimo amico Sergio che saluto caramente. Ciao Sergio, come andiamo? Ciao, ciao Salvatore, ciao a tutti voi. Sì. Quindi oggi abbiamo una lezione molto bella, è la quinta lezione dove si parla della simbologia, i simboli e la profezia del Messia. Bene, prima di inoltrarci nella scuola, vogliamo chinare il nostro capo e ti invito, Sergio, per la preghiera. Sì, grazie Salvatore. Adorato Padre, che sei nell'alto dei cieli, veniamo dinanzi a te anche in questo momento, Signore, in questo studio. Innanzitutto lodiamo il tuo nome, quello di Cristo Gesù dello Spirito, e ti chiediamo anche la tua presenza, Signore, affinché tutto quello che studieremo, parleremo, diremo, possa servire per la nostra crescita spirituale, per la nostra e per quella di tutti coloro che ascolteranno. Ti chiediamo, Signore, di voler così benedire tutte le anime sincere che sono nel mondo, tutti coloro che cercano Cristo Gesù nella loro vita. Signore, fa che possano trovarlo e soprattutto, Signore, che possano seguirlo. Ti chiediamo anche il perdono dei nostri peccati, Signore, e veniamo a te non perché degni o meritevoli, ma nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen, amen. Bene, Sergio, come stavo dicendo, appunto, oggi parliamo di un simbolo e di una profezia riguardo al Messia. E in questo studio della scuola del sabato, noi in questo argomento che tratteremo questa mattina abbiamo la giustificazione per fede, che poi vedremo nel corso della lezione. Bene, tralasciamo l'introduzione. E andiamo subito al paragrafo che ci chiede il serpente di bronzo. Ecco che qui adesso troviamo il primo simbolo che riguardo al Messia. La domanda ci chiede: quale atteggiamento si diffuse talvolta tra gli israeliti nel deserto? Cioè, quando loro sono usciti dall'Egitto e hanno incominciato a fare il percorso nel deserto, qual è stato questo cammino? Quali atteggiamenti questo popolo ha avuto verso il Signore, verso Dio? A te la risposta. Sì, allora vorrei proprio introdurmi in questo argomento. Ricordiamoci che appunto Israele era stato liberato dall'Egitto, no? Dalla schiavitù d'Egitto. Nella Bibbia vediamo com'era pesante questa schiavitù. Vediamo che dopo questa liberazione, però, diciamo, questo popolo si trova nel deserto. E qui purtroppo comincia a lamentarsi, no? A lamentarsi, e soprattutto, come dice anche il versetto di Numeri 21, dice: e il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Ecco, si scoraggiò perché? Perché sappiamo che nel deserto non c'è forse la comodità che avevano in Egitto. Ma soprattutto doveva riflettere che non c'era forse la comodità, ma c'era la libertà. Non erano dipendenti, diciamo, dagli egiziani, non erano costretti a fare tutto quello che stavano facendo, però vediamo che qua non erano comunque contenti. Questo è un difetto che magari possiamo trovarlo a volte anche nelle nostre generazioni, no? Nelle generazioni di oggi. Ecco, questa è, diciamo, la prima domanda: che si diffuse questo scoraggiamento, questa Mormorio. lamentela, no? Esatto. E questo mormorio a che cosa ha portato Israele? A essere ingrati, no, verso il Signore? E Sì. questa ingratitudine che loro hanno dimostrato nei confronti di Dio, ecco, e allora ci riallacciamo adesso alla seconda domanda, sempre della prima, Sì. no? Quali furono poi le conseguenze, le amare conseguenze? In poche parole, quando noi ci lamentiamo nei confronti di Dio e non apprezziamo la sua protezione, non apprezziamo le sue benedizioni, perché il popolo di Israele qui addirittura era nauseato anche del Esatto. cibo che il Signore prevedeva per loro. Ecco, e quali sono le conseguenze quando Dio ritira le sue benedizioni? Cosa è successo?
Ecco, qui innanzitutto, come dicevi tu adesso, quando si giunge a questo scoraggiamento, a questa insoddisfazione, ecco, diciamo, no? E subentrano dei giudizi pesanti verso Dio addirittura. Qui vediamo che dice il versetto che le parole sono pesanti di questo popolo. Dice, erano nauseati di questo miserabile cibo. E noi sappiamo di che cibo stavano parlando, no? Era un cibo, esatto, era un cibo che scendeva dal cielo. Avevano solo la fatica di raccoglierlo e non, diciamo, non, niente richiedeva. Però vediamo che quando si giunge a quel livello i doni di Dio si disprezzano. In questo caso Israele disprezzava i doni di Dio. E qui dice che allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e molti morivano. Qui si arriva a capire anche dalla nota che ci viene data che questi serpenti c'erano già nel deserto, no? Sì, probabilmente era il loro terreno, però anche qui Dio proteggeva il popolo e faceva sì che questi serpenti stessero, diciamo, alla larga dal popolo, non li attaccassero. Però vediamo che quando appunto le benedizioni di Dio vengono meno, Dio ritira le sue benedizioni, vediamo che purtroppo arrivano le conseguenze. E di questi serpenti velenosi appunto mordevano gli israeliti e molti morivano dopo anche dure sofferenze. Quando noi ci lamentiamo, quando noi mormoriamo, quando noi disprezziamo le benedizioni di Dio, perché loro disprezzarono addirittura il pane degli angeli, Anna è il pane degli angeli che Dio dava, e loro non avevano neanche la fatica di raccogliere ciò che avevano seminato, perché era un seme che Dio mandava dal cielo, quindi loro dovevano solo raccoglierle queste benedizioni. Però il fatto che loro hanno dimostrato l'ingratitudine e in più hanno mormorato contro Dio, Dio ritira le sue benedizioni. Quando Dio ritira le sue benedizioni ci sono le conseguenze, e le conseguenze sono stati appunto i serpenti. Ecco, questo dovrebbe essere un monito per noi a non disprezzare le benedizioni di Dio, perché avere le benedizioni di Dio significa essere protetti da Dio, significa avere la sua protezione giorno per giorno, e quindi noi dovremmo essere grati al Signore, dovremmo ringraziarlo ogni giorno. Quando noi apriamo gli occhi dovremmo dire grazie Gesù per quello che fai continuamente per noi. Sì, ecco, passiamo subito allora alla seconda domanda, che vediamo cosa succede più avanti. Cosa capirono gli israeliti quando videro molte persone morire per i morsi dei serpenti? Ecco. Vuoi dirmi tu, Salvatore? Sì, grazie Sergio. Sì, capirono effettivamente che loro avevano peccato, perché avevano mormorato contro Dio e avevano anche dimostrato la loro ingratitudine disprezzando appunto quelle che erano le benedizioni di Dio. E allora hanno fatto una sorta di confessione, no, del loro peccato. Andarono da Mosè dicendo: abbiamo peccato contro Dio. Beh, meno male che lo hanno riconosciuto. E allora hanno chiesto a Mosè di pregare Dio affinché il Signore trovasse poi la soluzione al problema che si era creato. Visto che il Signore aveva ritirato le sue benedizioni e c'erano le conseguenze dei serpenti, adesso loro chiedevano al Signore di usare benignità e benedizioni. E che cosa ha fatto il Signore? Ha cercato di salvare il Signore, il suo popolo, chiedendo a Mosè di innalzare un serpente, e chiunque veniva morso dai serpenti bastava che guardasse solo in alto dove c'era questo serpente di rame, e quello immediatamente veniva guarito. Infatti il Signore gli dice: e chiunque avverrà che sarà morso e guarderà il serpente vivrà. Ecco, questa era la soluzione che Dio ha trovato per Israele. Ecco, volevo dire un pensiero. Vediamo che è una soluzione molto semplice, no? Non era, diciamo, che ne so, adesso di prendere
un qualcosa, fare degli impacchi, di fare questo e fare quell'altro, come a volte magari troviamo in certe cure per eliminare il dolore. Qui bastava girare lo sguardo verso questo punto, come dicevi tu, verso questo serpente di rame, e lì, diciamo, si veniva guariti. Perciò era una cosa molto semplice, ma ci voleva appunto la fede. Bisognava credere che questa soluzione era quella valida, quella vera, no? Quando appunto ci viene chiesto dell'antidoto a questo veleno, che noi sappiamo, il Signore, l'antidoto era guardare per vivere, ossia un atto di fede. Ecco, e che cosa succedeva realmente quando quelle persone che venivano morsi dai serpenti guardavano al serpente di rame? E chi rappresenta adesso quel serpente di rame? Prego, Sergio. Ecco, qui dice appunto i numeri, ci racconta brevemente quello che appunto è stato fatto. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ecco, questa era, come dicevo anche prima, era una cosa semplice, ma una cosa efficace. Si passava dal prepararsi a morire, perché sappiamo che non morivano subito, ma avevano dolori, perché dice che c'era queste infiammazioni, provocava queste infiammazioni nel corpo, ma coloro che quando sentivano questi effetti così dolorosi e guardava questo serpente di bronzo, dice, viveva. Da lì si vede che il corpo si guariva, la potenza di Dio interveniva e il veleno che era stato iniettato, vediamo che scompariva. E mi viene in mente, adesso che ci parla di veleno, un episodio che era successo all'Apostolo Paolo, no? Se ti ricordi, Salvatore, quando dopo il naufragio, no? Che dovevano riscaldarsi dopo essere bagnati, insomma, da questa tempesta, e raccogliendo le legna, proprio l'Apostolo Paolo era stato punto da un serpente velenoso. Da una vita. E anche qui vediamo che Dio è intervenuto e ha guarito questo apostolo. Perciò vediamo che la potenza di Dio noi non possiamo misurarla. E quello che chiede la seconda domanda: chi rappresentava il serpente sul palo? E qui Giovanni dice: così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perciò questo simbolo, come abbiamo visto, rappresenta Cristo Gesù, Cristo Gesù che doveva essere innalzato e che chiunque guardava in lui aveva la vita eterna. Ecco. Sì, grazie Sergio. Voglio aggiungere solamente che strano, il Signore chiede a Mosè di innalzare un serpente. Il serpente sappiamo che è il simbolo della maledizione, no? La maledizione che porta alla morte, il veleno, il peccato. Però il serpente in sé ha anche l'antidoto per il veleno. Infatti dallo stesso serpente, no, si trova l'antidoto per non morire col veleno. Ad esempio, quando una persona viene morsa con la vipera, sappiamo che c'è l'antidoto che viene estratto sempre dal serpente, dalla vipera stessa, che ti serve per non farti morire. E che cosa ci vuole raccontare, ecco, questo simbolo che Dio utilizza? Giovanni dice che Gesù è colui che è l'antitipo del serpente, ossia Gesù è diventato maledizione per causa nostra, cioè noi abbiamo dato il peccato, la morte a Cristo Gesù, e Gesù è l'antidoto per darci la vita. Quindi è meraviglioso. Ecco, prima ti parlavo della giustificazione per fede. Come venivano salvati quelle persone attraverso che venivano morsi dal serpente? Per un atto di fede, guardando, solo guardando in alto, loro erano salvi, non morirono. È la stessa cosa, noi otteniamo la salvezza
guardando in alto, cioè guardando Cristo. Ecco la giustificazione per fede, come si ottiene la salvezza, guardando Cristo. E poi vedremo anche più avanti che cosa significa ascoltare e guardare Cristo. Però la giustificazione per fede noi la otteniamo guardando. Guardando come Israele doveva guardare il serpente, così anche noi siamo chiamati a guardare Cristo, perché Gesù è l'antitipo del simbolo del serpente. Ecco. Due parole ancora, sì, riguardo a questo. La differenza, diciamo, della guarigione che avevano gli israeliti a quel tempo e la guarigione che abbiamo noi adesso. Cioè a quel tempo vivevano, cioè riacquistavano la salute, però vivevano fin quando erano destinati a morire. Mentre adesso chi guarda a Cristo ha, come dice l'Apostolo Giovanni, ma vita eterna, abbiamo vita eterna. Ecco, perciò anche qui una vita che il Signore ti promette, una vita eterna. Esattamente. Ecco, vogliamo proseguire e andiamo alla quarta domanda, che porta come soprattitolo una stella da Giacobbe. Ecco, qui abbiamo parlato di simboli, adesso parleremo di profezia, no? Salvatore. Sì. E ci chiede: quale chiara profezia annunciò il Signore ai Moabiti riguardo alla luce e al potere che sarebbe stato dato dal futuro Messia? Ecco che qui adesso entriamo, Sergio, nella profezia, no? Balaam, chi era Balaam? Era un profeta di Dio, che Dio utilizzava per dare il suo messaggio. E Balaam ebbe proprio l'onore da parte di Dio di vedere in visione il ritorno del Messia, il ritorno di Cristo nella sua gloria. E Balaam è stato anche una persona ingrata al Signore, perché il Signore gli ha rivelato questo messaggio meraviglioso, cioè la stella del mattino, gli ha fatto vedere chiaramente in visione quello che era il ritorno di Gesù come re dei re. E lui che cosa ha fatto? Invece di ringraziare il Signore e di pentirsi del progetto che lui stava portando avanti per un suo tornaconto, che cosa fa? Dimostra la sua ingratitudine al Signore, annuncia questa profezia, la rivela, però lui cosa ha fatto? È rimasto nella sua posizione, al punto che poi sappiamo che lui si è perso, quindi verrà ucciso durante la battaglia e così via. Ecco, questo per dire che cosa? Che non basta solo vedere, perché Balaam ha visto la stella che era Cristo Gesù, il Messia, il suo ritorno e quello che avrebbe fatto, no? Perché lui lo dice qua: da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti della città. Ossia, praticamente l'ha visto, come dice poi anche il commento, lo spirito, sì, di profezia, gli fu permesso di guardare attraverso le epoche al primo avvento di Cristo e poi in avanti alla sua seconda apparizione in potenza e gloria. Esatto, e sì, ripeto, invece di essere grato al Signore di questa meravigliosa rivelazione, lui che cosa fa? Assolutamente niente, rimane nella sua posizione, vuole portare avanti quello che era il suo progetto. Qui proprio la nota è bella nel senso che è chiara, è triste perché purtroppo Balaam non ha accettato, diciamo, l'invito del Signore, perché ha avuto una grande esperienza questo profeta. E Dio gli parlava e gli faceva conoscere tutto quello che stava avvenendo, anche nel piano di questo re Balak, no? Che voleva maledire il popolo. Però qui vediamo che purtroppo Balaam vede il re dei re, ma lo vede purtroppo dal di fuori, non nella città, dentro la città di Gerusalemme celeste, ma purtroppo vede al di fuori. E questo ci fa capire che veramente non ha accettato l'invito del Salvatore. Ecco, solo questo volevo aggiungere. Sì, allora ti passo subito quella che è la quinta domanda.
Se il popolo di Dio cerca la prosperità e desidera stare spiritualmente bene, quale scelto deve riconoscere e onorare? Chi è la stella luminosa e mattutina che dà fede e speranza ad ogni peccatore? Ecco che adesso qui abbiamo un altro simbolo, la stella. E chi è questa stella? Prego, Sergio. Ecco, allora ti rispondo subito. La stella mattutina sappiamo che è ancora una volta Cristo Gesù. Cristo Gesù. E qui possiamo dire che l'intero Vecchio Testamento parla sotto simboli, sotto profezie di Cristo Gesù. Tutto raffigura il Salvatore, no? Il Tempio stesso. Possiamo trovare in ogni paragone, in ogni simbolismo il Cristo Gesù. Qui lo vediamo appunto come stella luminosa, la stella mattutina. E la stella mattutina sappiamo che è la prima, quella che si vede e che rimane visibile anche quando comincia a illuminare il sole, quando nasce il sole, ma questa stella risplende sempre di più. Ecco, cosa possiamo dire ancora? Che sappiamo, viene menzionata in Apocalisse 22, qui abbiamo il versetto 16, no? Che dice: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. Perciò vediamo che è lo stesso Gesù che testimonia di lui, che dice: io sono questa stella mattutina. E qui la menziona in Apocalisse, che dice: il mio angelo per testimoniare queste cose nelle chiese. E noi conosciamo i messaggi delle sette chiese, no? Che vengono avvertite di tutte, diciamo, le mancanze, di tutti i pregi che hanno. Però alla fine vediamo che c'è sempre un incoraggiamento a stare dalla parte di questa stella mattutina. Infatti la prima domanda era chiara, che chi desidera avere questa prosperità deve stare dalla parte di Dio, dalla parte di Cristo Gesù. Perché basta che noi vediamo proprio le ultime righe di tutti gli avvertimenti delle sette chiese, dove dice: a chi vince, c'è sempre un qualcosa di buono che Dio dà. Abbiamo, per esempio, la prima dice: darò da mangiare dell'albero della vita. La seconda, la morte, dice: non colpirà coloro che si schierano dalla mia parte. E così via. Possiamo leggerle tutte e lì tutte troviamo una benedizione. Perciò, fra virgolette, conviene stare dalla parte di Dio, no? Ecco. Questo sì, voglio solo aggiungere sì, quello che stavi dicendo tu, che la stella, ecco, Gesù che viene anche paragonato al simbolo di questa stella, la stella che serviva come guida, no? La stella che ha guidato anche, possiamo dire, i magi, no? Quando sono andati lì hanno trovato il bambino, cioè Cristo Gesù. Quindi vediamo questo simbolo, no? Che la stella che dovrebbe essere quella che guida, quello che illumina. Ecco, noi possiamo trovare la guida, possiamo trovare il sostegno, possiamo avere luce solo attraverso il Messia, solo attraverso Cristo Gesù. Quindi è meravigliosa, no? Proprio Gesù che ci viene presentato come guida, come protezione, come sostegno, per avere ogni cosa. Al di fuori di Cristo non c'è luce, al di fuori di Cristo non c'è guida, al di fuori di Cristo non c'è nessuna protezione. Ecco, questo è quello che dobbiamo comprendere noi, questa è la giustificazione per fede. Noi in Cristo otteniamo tutto, senza Cristo non abbiamo niente. Nulla. Ecco, proseguiamo con la sesta domanda, no? Dice: un profeta da seguire. Dice: quale altra profezia presentava la meravigliosa venuta del Messia nel ruolo di un profeta come Mosè? Quando avrebbero avuto questo privilegio? E cosa doveva fare il popolo? Qui mi puoi rispondere
Sì, grazie Sergio. Qui abbiamo la profezia che Mosè deve annunciare al popolo. Parlando del futuro, Mosè che aveva il ruolo di essere il portavoce di Dio, il ruolo del profeta è quello di annunciare gli oracoli di Dio, cioè parola di Dio. E Mosè era colui che parlava e guidava il popolo per volontà di Dio. E Mosè parla che in futuro Israele avrebbe avuto anche l'onore di avere il Messia, che sarebbe stato il profeta, la parola di Dio, che avrebbe chiaramente svolto il ruolo, quello del piano di redenzione, quindi il ruolo che Dio gli ha affidato a Gesù quando è venuto su questa terra, e quindi avrebbero avuto questo privilegio di poterlo ascoltare, quindi come colui che annunciava la parola di Dio. E infatti Mosè deve dire: a lui darete ascolto in base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno, il tuo Dio. Che cosa chiedeva il popolo di Israele al suo Dio? Protezione, guida, sostegno, salvezza. Questo è quello che il popolo di Israele chiedeva continuamente a Dio. E Mosè in poche parole gli sta dicendo: guarda che il Messia porterà proprio questo, porterà la guida, porterà il sostegno, porterà la protezione e porterà la salvezza. A lui darete ascolto, ascoltatelo. Ecco, che cosa significa ascoltare? Ascoltare significa seguire, guardare, come abbiamo visto, come abbiamo detto prima, no? Che il popolo di Israele doveva guardare con lo sguardo, doveva seguire con lo sguardo. E così anche noi oggi siamo chiamati ad ascoltare Gesù, che è la parola di Dio, il verbo di Dio. Dobbiamo seguire Gesù, perché Lui è la nostra guida, Lui è la nostra protezione, Lui è la nostra salvezza. Infatti volevo sottolineare questo punto che tu dicevi di guardare. Molte volte si trova anche nel Vangelo, che parla, mi sembra, l'Apostolo Paolo, di contemplare, no? Contemplare. Più volte ho ripetuto che contemplare significa guardare nei minimi particolari. Un vivo interesse. Esatto. E così anche noi dobbiamo contemplare nei minimi particolari Cristo per trovare in Lui tutto quello che noi vogliamo e desideriamo, protezione, come dicevi tu prima, appunto. E volevo anche sottolineare l'affinità che ha Mosè e Gesù. Ricordiamo che Mosè è stato il liberatore del popolo di Israele, come popolo, diciamo, terreno. Ma noi sappiamo che Gesù è anche lui il liberatore dell'Israele spirituale, cioè di tutti coloro che credono in Cristo. Lì non c'è più né giudeo né greco, dice l'Apostolo, no? Ma tutti coloro che credono in Cristo Gesù saranno liberati, come diciamo Mosè ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. E noi saremo, e chi si affida, saremo liberati dalla schiavitù di questo mondo, purtroppo, no? Esattamente. Ecco. Ora ti passo subito la settima domanda, sì? Dove ci viene chiesto qual è il grande ruolo di questo profeta del Signore. Ci saranno conseguenze per coloro che non ascolteranno il portavoce di Dio? Prego Sergio. Qui troviamo praticamente la risposta della prima domanda nella seconda domanda, no? Vediamo che dice che Gesù era il portavoce di Dio, no? Mm-hmm. Gesù era il portavoce di Dio, come un po' tutti i profeti, ma sappiamo che era un profeta particolare. Mm-hmm. Gesù era colui che doveva caricarsi di tutti i peccati. Sappiamo che tutti gli altri profeti erano solo portavoce, non potevano dare la salvezza, ma potevano solo indicare la salvezza, mentre Gesù era lui la salvezza, era profeta, sacerdote, salvatore, re. Sappiamo che ha diversi attributi. Mm-hmm. Ecco, e ancora qui veniva sottolineato di fare tutto quello che usciva dalla sua bocca, di ascoltarlo e di camminare secondo, appunto, tutti i suoi insegnamenti. Questo era detto nell'antico, all'antico popolo, ma viene poi ripreso
anche dall'Apostolo Pietro, no? Quando testimonia nel Tempio, testimonia nel Tempio, qui vediamo che lui riprende ancora questo discorso che Mosè aveva fatto all'antico popolo, e lo fa ai stessi suoi confratelli, no? Perché questo era ancora l'invito di Israele. Io penso che era l'ultimo invito di Dio a questo popolo perché si potesse ravvedere e si potesse convertire. E poi lo troviamo anche nel discorso di Stefano. Lo stesso Stefano, conosciamo l'ultimo discorso che ha fatto prima di essere lapidato, anche qui vediamo che lui richiama ancora una volta Mosè e invita gli ascoltatori a fare quello che avevano ascoltato da Gesù, che loro purtroppo avevano messo in croce. Ecco, questo è un po' la figura di Cristo che diciamo la dovremo analizzare per l'eternità, dice, no? Mm-hmm. E poi sottolineava che questo profeta è quello che dovevano ascoltare a quei tempi e che dobbiamo ascoltare negli ultimi tempi. E ho letto anche proprio in Deuteronomio al capitolo 20, al versetto 20 del Deuteronomio 18, che parla proprio anche dei falsi profeti, mette in guardia anche in quei tempi che c'erano dei falsi profeti, e anche noi sappiamo che negli ultimi tempi ci saranno dei falsi profeti, perciò dobbiamo guardare come hanno guardato il serpente, anche negli ultimi tempi dobbiamo guardare solamente a Cristo Gesù e non ad altri falsi profeti. Esatto. Sì, voglio aggiungere, Sergio, a quello che appunto dicevi tu, che Gesù viene definito, no, il Verbo di Dio, Giovanni capitolo 1, versetto 1. Sì. Principio era la parola, lui la parola è stata la parola che si è realizzata quando è venuto su questa terra, quindi lui era la parola di Dio, il Verbo di Dio, e il suo ruolo era quello di guidare il suo popolo, non nella canna terrena come ha fatto Mosè. Gesù è quel profeta, la parola di Dio che ci guiderà nella Canaan celeste. Ecco che allora, tornando al discorso giustificazione per fede, come Israele doveva guardare per un atto di fede il serpente che era innalzato lì e otteneva la salvezza, così anche noi, guardando continuamente Cristo, e abbiamo detto che guardare significa prestare attenzione, contemplandolo e seguendolo, noi possiamo arrivare alla salvezza. Perché gli apostoli loro aggiungono: e avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Purtroppo questo è... Di Cristo, Sergio, non esiste salvezza. Non esiste salvezza. Solo in Cristo Gesù noi possiamo ottenere la salvezza. Ecco, questa è la giustificazione per fede. Guardare e contemplare il Salvatore sulla croce per ottenere la salvezza. Bene, ringraziamo il Signore per questo meraviglioso messaggio della scuola del sabato, simbolo del Messia. Vuoi aggiungere ancora qualche altra cosa? Se non posso... sì, adesso che mi dai il tempo, ecco, seguire Gesù. Non dobbiamo seguirlo né per paura del castigo, e non dobbiamo seguirlo né per, diciamo, tutte le promesse meravigliose che ci sono, no? Perché sappiamo che ci saranno promesse meravigliose. Ma dice la sorella White in uno scritto che noi dobbiamo seguirlo dopo aver contemplato il suo sacrificio sulla croce, da quando è nato a Betlemme al Calvario. Questo, saremo spinti da quell'amore che fa nascere questa sua vita data, diciamo, per noi. Questo sarà l'amore che ci porta un giorno a essere insieme con lui. Ecco, solo questo volevo aggiungere. Certamente, grazie Sergio. Bene, vogliamo chinare il capo per la preghiera? Sì, prego. Nostro buon Padre che troneggi nell'alto dei cieli, grati e riconoscenti veniamo a te, Signore, per ringraziarti per il meraviglioso dono che ci hai dato attraverso Cristo Gesù, lui che ha adempiuto ogni cosa, tutto ciò che era raffigurato nella sua persona, tutto ciò che simboleggiava
il suo piano di redenzione è stato portato a compimento grazie al suo intervento e, Signore, noi non meritiamo questo immenso amore che tu hai dato, Gesù, ma noi ti riconosciamo come nostro Signore e Salvatore per quello che hai fatto. Fa che veramente possiamo seguirlo non solo con lo sguardo, Signore, ma seguendolo in ogni percorso. Lui che ha tracciato il cammino che ci porterà a vita eterna. Signore, donaci il tuo Santo Spirito per far sì che possiamo essere degli strumenti nelle tue mani. E benedici il tuo popolo, benedici ogni anima sincera, benedici coloro che ascolteranno questo messaggio. E fa, oh Signore, che un giorno possiamo avere quella gioia di poterci incontrare tutti insieme nel tuo regno, di pace e di giustizia. Signore, grazie, e ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, Sergio, ti ringrazio. Grazie a te, Salvatore. Ecco, ti auguro un buon sabato e una benedizione non solo per noi, per le nostre famiglie, ma per tutti coloro che ascolteranno questo messaggio. Grazie, Salvatore. Saluti, grazie anche a Emanuele. Ciao, ciao, di nuovo. Ciao.